Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato all'Energy Drink. Una delle prime bevande a marchio Rockstar che ho recensito è stata la Blueberry Pomegranate Acai. Ebbene, esiste anche un'altra versione, ovvero questa qui, Blueberry Pomegranate Acai, ma sotto un altro design. Può essere che sia cambiata per diversi fattori, hanno rinnovato i sapori, oppure semplicemente hanno voluto migliorare il design. Sta di fatto che è sempre un bel pezzo da avere nella collezione e soprattutto è curioso assaggiare e capire se è migliorato o cambiato qualcosa, perché non è passato molto da quando ho recensito quell'altra, perciò le metterò in confronto e vediamo cosa cambia, se c'è qualcosa di diverso oppure no. Ragazzi, eccola qui in tutto il suo splendore, la nostra lattina di Rockstar Blueberry Pomegranate Acai. Che dire, più che una lattina di energy drink sembra più una lattina di birra, infatti è tutta dorata, no? Richiama quasi lo stile che è di consuetudine applicato sulle lattine appunto di birra. Abbiamo il colore oro che prevale abbinato appunto al blu, però state tranquilli, non è alcolica, è una normalissima energy drink al gusto di mirtillo e acai. L'acai, per chi non lo sa, è una bacca benefica. Rockstar X Durance Falli lo ha dead molto carina, poi come sempre tutta griffata, no? Le stelline, tutto quanto, molto molto bella. Tra l'altro questa bevanda non contiene coloranti e dolcificanti artificiali, molto molto buono, e soprattutto è da 500 ml, quindi da mezzo litro, e come c'è scritto sempre in tutte le lattine di energy drink o in generale di bevande, va servita ghiacciata. Sono curioso di assaggiarla, veramente. La metterò in confronto a questa qui, come potete vedere i design comparati, le scritte sono quelle, bene o male sì, sono simili, cambiano più o meno i colori e le scritte, ma siamo lì. Allora ragazzi, come ben sapete sono molto curioso di provare queste bevande, anche se magari sono uguali e cambia il design. Magari c'è qualche differenza anche dal punto di vista del sapore. Scopriamolo. Sì, il profumo sembra essere quello, ma già ho notato una nota un pochettino differente. Ok. Anche il colore è abbastanza scuro. Ricorda una bevanda ai frutti rossi o comunque del vino. Questo colore è abbastanza limpido, ma comunque molto intenso e molto accentuato, ma nel contempo scuro, perché è molto concentrato e molto scuro, tende più sul violaceo che sul rosso, quindi un colore un pochettino magenta, color amarena. Quindi direi di non perderci molto in chiacchiere per quanto riguarda il colore, direi subito di assaggiarla. Ragazzi, togliamoci questo dubbio, direi subito di provarla. Sì, praticamente uguale a quell'altra, cioè il sapore è uguale. Non noto differenza alcuna in quanto la ricordo molto bene. E quindi sì, diciamo che il sapore è quello. Sempre molto dolce, sempre molto fruttata. Per chi non ha visto la recensione invito ad andarla a vedere, ve la lascio sempre in descrizione con la playlist. E sì, ha sempre questo sapore molto dolciastro, molto zuccherino, e si sente molto bene appunto questa nota che ricorda, come dicevo anche nel video scorso, l'amarena, quindi questa nota molto particolare, molto dolciastra. Inoltre ha una sfumatura che ricorda anche in parte la Powerade, perché per chi non lo sa la Powerade blu è al mirtillo, quindi sostanzialmente il sapore è lo stesso, molto intenso, molto rinfrescante. Quindi sì,
una bevanda, ripeto, al mirtillo, questo sapore molto dolce, molto delicato, molto intenso. E poi c'è l'acai che, abbinato appunto al mirtillo stesso, tra virgolette, in simbiosi regala questo aroma sfumato che sa appunto leggermente di amarena, che poi non è proprio amarena, però ripeto, i due gusti uniti in simbiosi danno questa sensazione, danno quest'idea di sapore. Una bevanda sempre abbastanza frizzante, neanche tanto, molto rinfrescante, molto dolce, non c'è neanche tanto da soffermarci su. Che dire ragazzi, io ormai queste bevande le recensisco anche per collezione, nel senso che non solo dentro il mio mobiletto, ma anche con i miei video voglio allargare la mia collezione di recensioni, quindi voglio fare sempre più recensioni, in modo tale che gli utenti, quando aprono e scorrono la playlist, vedono video diversi di ogni tipo. Ebbene, è comunque un piacere averla nella collezione perché ha un design particolare che si differisce ovviamente da quell'altra. Come voto finale, sì, le lo darei pure un 9,5 perché se lo merita è buona. E che dire, io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like. Commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, condividete perché un contenuto simile in Italia non si è mai visto. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!